Ciao bambini, sono Figliolia Serena della Quinta D. Oggi vi voglio raccontare una storia di Cappuccetto Rosso che a me piace tantissimo. Cappuccetto Rosso. C'era una volta una bella bambina che abitava con la mamma in una casetta nel bosco. Indossava sempre una vivace mantellina rossa con un cappuccio e per questo motivo tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Questo soprannome le piaceva molto. Puoi portare per favore questo cestino con la torta alla nonna che è malata? Le chiese un giorno la mamma. La nonna abitava in una casetta in fondo a un sentiero che entrava nel fitto del bosco. Cappuccetto Rosso prese il cestino e uscì sorridendo. Ciao mamma, ci vedremo più tardi. Sta attenta ai brutti incontri, va per la tua strada senza fermarti mai, le raccomandò la mamma. Non ti preoccupare, correrò come il vento, la assicurò. Cappuccetto Rosso. Te lo prometto. E attenta al lupo, aggiunse la mamma. Ma Cappuccetto Rosso ormai era lontana e non sentì le parole della mamma. Mentre camminava sul sentiero, la bambina notò dei fiori. Che belle margherite! Esclamò. Andò a raccoglierle, dimenticando la promessa fatta alla mamma. Intanto, dietro un albero, qualcuno la osservava. Era il lupo cattivo, che si parò davanti alla bambina. Ma ciao, bella bambina, cosa fai sola nel bosco? Chiese. Vado a portare una torta alla nonna malata, che abita in fondo al sentiero, rispose. Che bravo, disse il lupo, che proprio in quel momento aveva avuto un'idea. Ti saluto, ho da fare. Il lupo corse a più non posso verso la casa della nonna. Prima mangio la nonna e poi mi mangerò la nipotina, pensò l'animale. Ho già l'acquolina in bocca. Si avvicinò alla casetta e bussò. Toc toc. Chi è? Chiese la nonna con una vocina flebile. Sono Cappuccetto Rosso, rispose il lupo con una voce dolce. Vieni, bambina mia, entra pure. Sono contenta che tu sia qui. Esultò la nonna dal suo letto. La porta è aperta, il lupo entrò e, gnam, in un sol boccone divorò la vecchia. Poi indossò la sua cuffietta e si mise nel letto. Nipotina, disse il lupo quando la bambina bussò. Che occhi grandi che hai, osservò Cappuccetto Rosso. Per guardarti meglio, rispose il lupo. Che mani grandi che hai, si stupì la piccola. Per accarezzarti meglio, spiegò il terribile animale. Che bocca grande che hai, nonnina, per mangiarti meglio. Il lupo spalancò le fauci e si mangiò Cappuccetto Rosso. Ma un cacciatore che passava di lì per caso vide dalla finestra ciò che era accaduto. Qui serve il nostro aiuto, disse al suo cane. E tu hai fatto il tuo ultimo spuntino, lupaccio. Prese la mira e sparò e colpì il muro, il lupo. Che cadde stecchito. Il cacciatore entrò, aprì la pancia del lupo e liberò il Cappuccetto Rosso e la nonna. Ho avuto tanta paura, disse la nonna alla nipotina. Le due si abbracciarono forte e piansero di gioia. Grazie, dissero nonna a nipote, al loro salvatore. Di nulla. Ora il sentiero è sicuro, rispose il cacciatore, bevendo una tazza del famoso tè della nonna. Cappuccetto consegnò la torta, salutò e corse a casa senza fermarsi. Non vedeva l'ora di rivedere la sua mamma. Fine. Ciao bambini!